storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde. Ovviamente sto forse anche soldi. Prima di tutto penso che sia un buon inizio. Sì, per prima di tutto penso che sia un buon inizio. Tre segretari quasi di quei tanti. Comunque responsabili penso di questo percorso. Quindi tre qualsiasi cosa iniziale, diciamo, rappresentate le tre forze politiche. E penso che le tre forze politiche messe insieme tre vanno raggiunto. E valoraggio è quello della coalizione. Ora, anche io ho letto questo appello che circola su Facebook, su Moglie, adesso è il tempo di dedicarci, almeno così l'ho interpretato. E penso che, diciamo, interpreti un attimo i tempi attuali che viviamo, una generazione e le difficoltà di una generazione, le difficoltà lavorative, l'obbligo di andare fuori, l'obbligo di spendere le proprie intelligenze, le proprie passioni al di fuori di questo paese, non per scelta appunto, ma per obbligo, perché molto spesso non si trova nulla, le difficoltà occupazionali, le difficoltà a livello di e a questo la politica deve cercare di dare una risposta. Ora c'è, percepisco che c'è una voglia di partecipare, un po' l'esperienza di referendum, il referendum sull'acqua, ci hanno detto, anche la raccolta a firme sul nuovo referendum, un po' questo ce lo dicono. Però nello stesso tempo c'è molta disillusione, c'è la cosiddetta antipolitica che gira e quindi io penso che la coalizione di centro-sinistra, perché poi i ragazzi che scrivono, ecco, che si rivolgono alla coalizione di centro-sinistra e non ad altri soggetti, penso che sia in grado di raccogliere questa sfida. Una sfida di elevare la qualità della politica, renderla migliore e riuscire a creare veramente l'entusiasmo e la partecipazione. Dico un'altra cosa e poi chiudo, perché penso che la politica è bene partire adesso con questo percorso ed è evidente che stiamo parlando di traghettare un percorso verso l'elezione, in una campagna elettorale e verso una possibile vittoria, ma penso che la politica non è soltanto l'amministrazione del comune di Sant'Erano in Colle e del suo bilancio, è una pratica che va vissuta quotidianamente e a Sant'Erano abbiamo il deficit di politica, ciò cioè dobbiamo dire. Parliamo ad esempio delle questioni della sanità, dove abbiamo avuto un vuoto e abbiamo bisogno tutti quanti insieme di lavorare con questo. Abbiamo un problema occupazionale ed economico non indifferente, nuovamente le casse integrazioni, e insomma, stando in un'organizzazione sindacale, percepisco fortemente il disagio dei cittadini e la mancanza veramente di un progetto e di un'idea a riguardo. Pensiamo ad esempio a cosa sta succedendo durante anche questa amministrazione commissariale. Cioè, è evidente anche dalle piccole cose, come quella che è successo relativamente al centro-sinistra, il negare gli spazi ai partiti per fare un'iniziativa pubblica, come se i partiti e la politica fossero dei banditi. Cioè, per me è una cosa fuori dalla storia, è una cosa allucinante. Io penso che tranquillamente il commissario possa mettere a disposizione anche l'aula del Consiglio Comunale per fare un dibattito. Non ci vedo nulla di male, non capisco per quale motivo non debba trovare soluzioni altre. E penso soprattutto alla questione della benedetta centrale più bassa. Solo qualcosa, bisogna intervenire subito, in maniera genere, per capire prima di tutto che cosa è successo, perché me per primo non ho la costruzione storica di quali sono stati i primi passaggi di un'altra e capire qual è l'importo e quali sono le azioni da fare. Quindi una, diciamo, un ottimismo, una positività e una capacità che deve avere il centro-sinistra e questa coalizione di essere punto di riferimento anche di chi al momento è fuori e chiede di essere.